Carissimi amici, buon pomeriggio, buona serata a tutti. È un po' di tempo che non parliamo di rasoi. Rasoi che si sono evoluti. In questo caso abbiamo un single edge proposto da Blackland. Blackland, nota casa statunitense, eh? Blackland ci ha già deliziato di ulteriori prodotti come Blackbird, per esempio, e altri prodotti. Blackland, in questo caso, che vado a fare l'unboxing oggi, di Vector Single Edge. Vector è un prodotto di Blackland piuttosto curioso. È un rasoio che nella sua struttura è molto lineare, direi talmente tecnica che sembra quasi un prodotto alieno, eh? Blackland Vector, The Vector, Single Edge. Qui c'è poco da dire, eh? C'è un manico che è praticamente scavato dal pieno, così come la testa. Blackland ci ha già deliziato dei suoi prodotti. Questo l'abbiamo già detto, scusate. Blackland, The Vector. Cosa dire in più? Innanzitutto il grip del manico. Un grip che quasi incide la pelle del dito. Questo per quanto riguarda la lavorazione del prodotto, dell'articolo. Quindi non è che scappa dalle mani, proprio si aggrappa. È lui che si aggrappa alle dita, ai polpastrelli. E poi questa testa così minimal. È un rasoio che sembra minimal, però in realtà ha un contenuto tecnico, a mio avviso, molto elevato, soprattutto per la sua pesantezza. Perché qui abbiamo un prodotto che non ha nulla a che vedere, per esempio, con prodotti single edge di pari natura. Ha una testa talmente piccola che quasi si fa fatica a capire dove si deve mettere la lama. È incredibile anche a vederlo. Cioè si guarda e si dice, ma la lametta io dove la devo mettere? Vediamo un po' il peso, ma tanto per renderci conto di cosa stiamo parlando. Il manico sicuramente dà la sua importanza al rasoio, ma è la testa che non si riesce a comprendere finché non la si utilizza. Vediamo un po' il peso di questo Vector sulla bilancia elettronica. È incredibile da vedere, da maneggiare e da sentire in mano, perché è pesante poi. Vediamo un po' il peso di questo Vector. Mettiamolo sulla bilancia elettronica. 77 euro, tendente al 78, con una testa che praticamente è piuttosto tecnica, è quasi scompare, è quasi invisibile, eppure c'è, soprattutto perché poi c'è una lametta. Trattasi di lamette che vengono utilizzate appunto per rasoi single edge, che poi adesso andremo a vedere di montare queste Feather Professional,
e Feather Professional Single Edge che di solito utilizziamo. Vediamo un po'. Togliamo dalla confezione questa Feather Professional, la conosciamo, eh? Conosciamo perfettamente questa lametta. La vediamo uscire dalla dispensa. E verifichiamo l'armamento su rasoio, che tra l'altro vedo che la vite praticamente è una sezione di vite, non è intera, praticamente è soltanto una sezione, quindi viene avvitata perfettamente, ma non è una vite intera, ma solo un pezzo, proprio per garantire il serraggio. Qui devo vedere come montarla, perché è alieno questo rasoio. In effetti ho già sbagliato. Era così. Ok. Una volta montata la lametta, si ha sempre l'impressione di avere tra le mani un rasoio che non è assolutamente leggero, però si ha la consapevolezza di quello che produce, no? Di quello che andrà a fare sulla nostra pelle. Inclinazione piuttosto elevata, vediamo l'inclinazione in effetti della testa, piuttosto pronunciata, in modo da avere sulla pelle un'incidenza di utilizzo che non è proprio fastidiosa, anzi riesce a disegnare la forma del viso, riesce in discesa. Io adesso sto sorvolando il viso in questo modo, e diciamo che la testa è piuttosto aliena, piuttosto diversa dalle consuetudini a cui siamo abituati. Questo Vector sembra molto interessante, ma poi soprattutto la costruzione. Siamo abituati a Blackland, che ha una costruzione piuttosto decisa, ricavata dal pieno. Io direi che la produzione come qualità di costruzione è superiore, per esempio, a Bolded Tie, leggermente, però c'è. Si tratta di una costruzione molto evoluta. È interessante, a parte che la lametta l'ho montata al contrario, perché dovrei smontarla. Però è interessante questa vite. Adesso vediamo la lama, che la devo montare al contrario. Nonostante ciò, una volta montata, ecco, adesso è giusta, per esempio, una volta montata diviene un bisturi. Non l'appoggio. Inclinazione veramente
cioè non si può sbagliare, lo metti così o è così praticamente. Non c'è modo di diciamo utilizzare una inclinazione diversa. È piuttosto deciso, eh? Ha un binario di utilizzo, almeno così si vede. Cioè, è proprio uno lo mette così in viso, un utente, e così va utilizzato. Eh? Cattura il pelo, sento prendere il pelo. Eh? Un bel pezzo, direi. Questo Vector. Nuova, diciamo, una rinfrescata per quanto riguarda i single edge, che da un po' mancavano. E che magari nell'ultimo periodo ci avevano lasciato un po' con l'amaro in bocca, perché comunque c'era l'era del single edge, ma non ci soddisfava molto. Eh? Io ricordo per esempio che di single edge che erano sugli allori, per esempio c'era il Cobra, eh? C'era il Cobra 4-5 anni fa, 5 anche 6 anni fa. Eh? Mongoose, sicuramente, anche Above the Tie. Above the Tie, non ricordo se era Above the Tie. Comunque sicuramente Mongoose fu uno, è stato un portabandiera del single edge. E adesso nasce questo Blackland Vector, che resuscita in modo piuttosto alieno questo Vector, questo single edge, così sembra potente, soprattutto anche per il gap che vedo piuttosto evidente, che aggrappa, e poi non c'è modo di scappare, fuggire dall'angolo di utilizzo, perché io vedo proprio fisso in questo modo, e così è. Non c'è modo di articolare il rasoio, di sbagliare, così è. Eh? O si gratta, oppure si taglia, oppure non taglia se uno lo tiene in modo troppo ampio, oppure nel modo giusto, e scende. È un bel pezzo, eh? Soprattutto per il grip che trasmette ai polpastrelli. Mi sembra piuttosto di costruzione evoluta, massiccia, pesante sicuramente. Domani lo proviamo in rasatura questo Vector di Blackland. Per ora vi auguro buona serata, buon sabato sera, quindi ciao da Mauro e dal canale della Rasatura del Neofita. Ciao amici!